Questa è stata una tappa molto fondamentale anche perché, per capire a che punto eravamo dopo lo stop di due mesi e mezzo causato dal lockdown generalizzato. Questa seconda fase fortunatamente è andata meglio, ci stiamo allenando e le cose stanno andando bene. Come Francesco Bocciardo si sta avvicinando alle Paralimpiadi del 2021? Prospetto un 2021 molto intenso e lungo, di sicuro non sarà facile, però siamo molto fiduciosi, di sicuro queste tappe intermedie sono fondamentali per capire a che fase siamo della preparazione. Attualmente ci sarebbero i campionati, la World Series di Lignano verso febbraio. È ovvio che per via dell'emergenza Covid potrebbe esserci, come non, però noi ci alleniamo in vista di quella che di sicuro sarà un'altra tappa molto importante. Era molto importante ripartire dopo una stagione praticamente chiusi in casa. Adesso finalmente ho ricominciato a dare continuità agli allenamenti. Questa è la prima gara, speriamo, di una lunga serie questa stagione. E ho rotto il ghiaccio come se fosse la prima volta, perché devo dirti che non sono più abituato al ritmo gara, all'ambiente gara, quindi posso ritenermi soddisfatto di questo esordio. Sicuramente sono molto felice di averlo fatto qui, che è la mia vasca preferita, mi ha sempre portato bene la sciorba, ogni edizione del Nico Sapio ho sempre trionfato e detengo anche il primato della manifestazione. Raccontaci un poco del significato per te ritornare a confrontarti in una gara con i tuoi avversari. È difficile. Difficile perché dopo tanto ritornare a gareggiare non è facile dal punto di vista psicologico e fisico. Infatti la gara è andata bene, ho migliorato, però ci si aspettava un pochino meglio. Però è la prima volta, va bene. Una meta c'è sicuramente, gli assoluti di marzo, ma anche gli stessi campionati italiani. Nel 2021 magari pensare a un'Olimpiade è ancora presto, ma ci possono essere anche gli europei giovanili a cui si può puntare. Che significato ha far parte, insomma, di un gruppo dove ci sono anche altri ragazzi e ragazzi che puntano in alto? Beh, sicuramente è bello, è positivo allenarsi con altri compagni che hanno più o meno gli stessi tuoi obiettivi e che comunque vogliono andare forte.